Amici di Da Nerd, bentornati. Eccoci. Siamo qua con una birra per una discussione veloce sulle 3 2018, che sì, le conferenze si sono concluse, allora abbiamo deciso di fare questo video parlando veramente veloce dei vari annunci e dei pareri sulle varie Ubisoft, Electronic Arts, quel che si voglia. Ci sarà un video dedicato per Nintendo, Sony, Xbox che usciranno in questi giorni sul canale. Questa è una discussione totale che vogliamo fare con voi, veloce, più o meno le quello cose che ci è piaciuto e quello che non ci è piaciuto, un parere così veloce a caldo. Quindi stappatevi una birra che ci facciamo una bevuta. Ok, direi di seguire un ordine cronologico, quindi partiamo con Electronic Arts. Okay. Vai, lasciate iniziare. Okay. Electronic Arts è stata la conferenza un po' più dolente. Più che dolente, la più breve, la più... cioè, quella più sottotono. Nonostante abbia mostrato un bel po' di titoli. Ha mostrato Battlefield 5, ha mostrato tutto il suo parco di giochi sportivi, ha mostrato Unravel 2, ha mostrato Sea of Solitude, una nuova IP, ha mostrato appunto un DLC basato sulle guerre dei cloni di Star Wars, Star Wars Battlefront. E ha annunciato la sua bomba Anthem, che lo aspettavamo tutti. Per alcune cose ci è piaciuto molto, impatto visivo sicuramente, d'immagine ti colpisce. Per alcune cose, le meccaniche magari abbiamo visto un po' rigidi questi esatto, movimenti robottoni. Dovremmo vederlo, non abbiamo ancora una data, quindi ci tocca aspettare. Comunque, diciamo, se dovessimo dare così un parere sulla conferenza di VDN, per alcune cose ci è piaciuta, però sottotono rispetto alle altre. Sì, siamo molto d'accordo. Buono che continuano a supportare Star Wars Battlefront, un nuovo gioco che uscirà di Star Wars. Ah sì, hanno annunciato anche che stanno lavorando a un nuovo gioco, non si sa niente. Continuiamo con Microsoft. Perfetto. Vai, allora, Xbox Microsoft ha aperto la sua conferenza con Halo Infinite, che non si sa nulla se non che a livello tecnico è gestito dal nuovo Sleep Space Engine di 343 Industries. E quindi visivamente è mastodontico, meraviglioso, bello, però è una grande demo tecnica. Si vedeva soltanto l'anello del primo Halo, o forse un altro, non si sa, ricostruito con il nuovo engine. Molto bello, ma non si sa veramente ancora niente. Dopodiché è stato fatto mostrato vedere anche molte esclusive molte temporali. Esclusive temporali, hanno un sacco di world premiere. Hanno il seguito di Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisp. Poi hanno mostrato un sacco di IP, diciamo, non esclusive. Hanno mostrato appunto Dying Light 2, grandissimo annuncio. Il primo trailer di Kingdom Hearts, di Kingdom Hearts 3, basato su Frozen, l'abbiamo visto lì. Poi abbiamo visto appunto anche Fallout 76. E abbiamo visto Devil May Cry 5, grande annuncio, ma ce l'aspettavamo. E tre cartucce, una dietro l'altra. Boom, boom, boom! Gears of War Pop, Gears of War Tactics, uno strategico a turni e bom bom bom. Gears of War 5, ovviamente lo sapevamo ma non ce l'aspettavamo così, con un trailer che ci facesse vedere un po' della storia, un po' dell'engine e soprattutto un po' di gameplay. Direi molto buono. Molto buono. E poi alla fine Microsoft ha deciso di chiudere proprio con l'annuncio forte insieme ai ragazzi di CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, esclusivo un video in engine che mostra appunto... Non si è visto niente, sia chiaro. La città. Vediamo l'ambiente. L'ambiente è meraviglioso. Ragazzi, pazzesco. Un cyberpunk sporco, quello che ci aspettavamo. Meraviglioso. Forse qualcosa di più. Meraviglioso. Non abbiamo visto niente, però noi ci accontentiamo intanto di questo. Assolutamente sì. E passiamo a Bethesda. Bethesda forse una delle conferenze più importanti di quest'anno, perché è stata veramente ricca di emozioni. E comincerei dicendo, così ti faccio felice visto che ti è piaciuto così tanto, abbiamo un terzo gioco su Wolfenstein che antecede i fatti del primo al secondo, una storia tutta nuova che però ci ributta nel mondo di Wolfenstein ed è quello che volevamo, non volevamo altro. Poi un secondo Doom, poi il DLC di Prey, grandissimo gioco, recuperatelo se non l'avete giocato ovviamente. Poi ovviamente Bethesda ha annunciato una nuova IP, Fallout 76, ovviamente un nuovo IP fantascientifica che andrà appunto a chiudere, sarà il loro ultimo lavoro sull'attuale generazione. E poi per poi passare a Rage 2 e poi la bomba finale di Elder Scrolls 6, di cui non sappiamo assolutamente niente. Non si è visto niente, il pubblico era invisibile. Sappiamo soltanto che è in sviluppo, hanno già il mio portafoglio, la mia carta di 6, ma il sottotitolo non l'abbiamo.
ci sta lavorando, non, sappiamo che non è per questa generazione. Assolutamente. È per la prossima generazione, ci toccherà attendere ancora un po', però sappiamo che ci stanno lavorando. Ora noi stiamo leggendo, ma per il semplice motivo che dopo i primi due annunci, le bombe di Square Enix, quindi lascio parlare te Tomb Raider, lasciatelo noi. Allora, Tomb Raider sì, ok ragazzi, fantastico. Lara Croft è sempre più gnocca, ci piace sempre di più, grandissimo, sì, ci si aspetta veramente tanto, tanto intrattenimento da questo nuovo titolo di Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. E finalmente, alleluia, una data. Volevamo una cosa, una data. Perché? Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. È 10 anni che lo aspettiamo. Cioè, finalmente io, il 29. L'ho visto, mi è piaciuto, però ho detto, minchia, finalmente, non ho detto il vai, ho detto il 29. Alleluia, hanno aspettato. Non possono far uscire un gioco che non sia il gioco più bello di tutti i tempi, perché con l'attesa che ci hanno dato deve essere un capolavoro assoluto. Finalmente una data, partono poi i soldi, ormai escono da questi portafogli, sì, volano via come se niente fosse. Altri annunci abbiamo avuto. Beh, abbiamo avuto Dragon Quest 11, molto carino e assolutamente bello. Un IP completamente gratuito ambientato nel mondo di Life is Strange, nell'universo di Life is Strange, che è The Adventures of Captain Spirit. Poi abbiamo avuto un DLC, la presentazione del DLC ufficiale di Final Fantasy XIV, ancora grandissimo, sostegno. Continuano a sostenerlo, ottimo. E poi Just Cause 4, insomma, il sempre più cacciaro, sempre più distruzione, più esplosivo e tamarro della storia dei video. Ma è quello che vogliamo, è quello che vogliamo. Va benissimo. È quello che vogliamo. Sony è stata magnifica. Intanto abbiamo visto 8 minuti di trailer di Death Stranding di Kojima. Sì, Kojima sembra più fuori questo Death Stranding, mi piace tantissimo, però con calma, perché hai veramente mostrato qualcosa di incomprensibile. Io non ci ho capito niente. Bellissimo, ma incomprensibile. Non ci ho capito niente. Cioè, oltre che ho compreso che questo qua sta portando dei pacchi, sarà un coso di Amazon, porta sti pacchi. A livello tecnico è qualcosa di mai visto. Forse insieme a pochi altri l'annuncio più bello, più graficamente bello, sì. Impeccabile. Niente data, sempre lì, però qualcosina in più abbiamo visto. Poi, ovviamente, The Last of Us 2, molto bello, siamo contentissimi, ma ce l'aspettavamo. Meraviglioso. Poi, anche quello. Ovviamente. Days Gone l'ho fatto vedere. Days Gone sono usciti 8 minuti di video, ma. Ma non durante. Non durante le 3, subito dopo, quindi. Va bene così. Comunque, un po' di Days Gone c'è. E Resident Evil 2. Resident Evil 2, finalmente, che non è un remake, quindi un gioco completamente rifatto, non è una remastered. Quindi tanta roba. Quello che volevamo. Ma i fan di Resident Evil volevano questo. Il Resident Evil 2, che per molti, compresi noi, è il migliore della saga, rifatto da capo, totalmente, completamente con la tecnologia di oggi. Fantastico. Meraviglioso. Qualcos'altro ancora su Sony? Perché non dobbiamo dire troppo, perché poi non guardano più il nostro video speciale. No, ci fermiamo qua, basta, poi il resto lo guardate. Ubisoft ha partito con questa presentazione lunghissima di Just Dance. Madonna, santo, un parto, perché è durato troppo, veramente. Ubisoft ha il grandissimo difetto, questa conferenza, di far parlare troppo e far vedere poco. A parte di due giochi che sono quelli che, diciamo, hanno smosso un pochettino le acque, ovviamente Assassin's Creed Odyssey, di cui non mi dilungherò, molto bello, però molto bello. Non è più Assassin's Creed, ma è molto bello comunque. E poi Skull and Bones, titolo multiplayer, ma forse anche single player, non si è capito, ambientato nel mondo dei pirati. Hanno preso il gameplay del combattimento navale di Assassin's Creed 4 Black Flag e hanno fatto un gioco a sé, bellissimo, meraviglioso, io sono veramente euforico. Beyond Good and Evil 2 ci hanno veramente trollato malissimo con un video in CGI bellissimo, lunghissimo. E poi, primi footage del gameplay non hanno neanche zoomato sullo schermo. 15 secondi di sequenze di gameplay un po' confusi, non ci ho capito niente. Però vabbè, esce Beyond Good and Evil 2, bellissimo, grazie. Ubisoft ha sparato anche, ovviamente, nuove cose per Rainbow Six. Nuovo DLC con i cinesi o mongoli, quello che è. Per For Honor. Per For Honor. The Division 2, che a me non piace The Division, quindi vabbè, tenetelo. Vabbè, sì, comunque, nel senso, a chi è interessato al settore, nuovo capitolo, dove le meccaniche sono più o meno le stesse, via. Però sembra la stessa roba, molto bello, però a me non piace. Concludiamo con Nintendo. Nintendo martedì, te lo cedo completamente, perché purtroppo ho dormito, non l'ho guardato. Le redini, ma era di pomeriggio, Nintendo era
di pomeriggio. Quindi ho dormito di pomeriggio. Ah, ok, okay, però te ne fregavo proprio niente. Allora, Nintendo, una conferenza un po' così. Da amante, da Nintendaro incallito, ci sono rimasto un pochettino così, in quanto è durata 45 minuti, 20 minuti di Super Smash. Ok, abbiamo avuto degli annunci interessanti. Il nuovo Fire Emblem per Switch è meraviglioso, cioè per chi non si è mai avvicinato alla saga, occasione migliore di quella non ce n'è. Abbiamo visto un Mario Rabbids 2.0 con il nuovo DLC, abbiamo visto un Xenoblade 2 dove fanno vedere una nuova storia che antecede i fatti del 2, quindi vediamo quei personaggi che diciamo andiamo a scavare nel passato dei personaggi. E Super Smash in quantità veramente aziendale, anche mi sto dimenticando l'ultima espansione di Splatoon 2 che uscirà quest'estate, con la modalità single player che mancava e era una lacuna che dovevamo andare a colmare. Dark Souls 1, che lo stiamo attendendo, deve uscire adesso quest'estate, doveva uscire un mese fa, adesso dovrà uscire. Mario Tennis, che esce tra poco, e Mario Party per Switch. E infine, come avevo già detto prima, Super Smash. E Super Smash abbiamo visto 20 minuti di Super Smash. Secondo me è stato un po' esagerato, perché 20 minuti sono effettivamente troppi. Mi hanno elencato tutti i personaggi e ce ne sono 60 qualcosa, 61, 62, una roba del genere. Esagerato. Poi mi hai contato i peli del naso di Mario, cioè esagerato in una conferenza di questo tipo. Preferivo vedere titoli in più. Invece alla fine abbiamo visto un aggiornamento di Super Smash per Wii U per 20 minuti, esagerato, un gioco che puntano tanto sul competitivo, però secondo me potevano far vedere qualcosa in più. Molte lacune comunque, sì, diciamo tre. Che è stato un po' un grosso tappabuchi questo Smash Bros. Diciamo che ci aspettavamo un Metroid 4 visto l'anno scorso, basta, non se ne sa più niente. Bayonetta 3 visto 3 mesi fa, non se ne sa più niente. Ci aspettavamo qualcosina in più inerente magari ai futuri lavori. Non è stato molto Nintendo brillante. Sta usando questa politica del sistema contagocce, nel senso che ti faccio vedere i giochi che usciranno da qui a i prossimi 5-6 mesi e avanti così. Però un annuncio un po' per farci colare la bava ci poteva stare. Abbiamo visto un pochettino di più di Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Molto bello, tra l'altro, l'ho visto fuori conferenza, ho visto i trailer. Sì, diciamo che personalmente mi aspettavo il classico, invece vabbè, abbiamo puntato su questo nuovo capitolo, vedremo più avanti come sarà. Comunque, direi che possiamo concludere qua, sì, per queste tre, appunto, è tutto. Non perdetevi i nostri speciali singoli, appunto, dove andremo nel dettaglio sulle singole conferenze. Esatto. Saluto da Vita da Nerd. Alla vostra!